Quindi la situazione è abbastanza normale come? Come apertura 4 maggio 2020. Per ora funziona, tutti pronti, gli autobus e la metro. Ecco, non è necessario. Quindi non sono stati raddoppiati i mezzi perché dice non serve. Lo senti, no? Ah certo. Scusa, e io porto soltanto quelle cose, non altro, no? Tanto poi vieni tu. Vedi, molti hanno scelto di non usarli i mezzi pubblici. Lo senti, no? Forse che parcheggiano, ma sì, sì. Hanno bisogno pure di usare i mezzi, poi. Ma molti non li usano, poi non lo so. L'hanno detto, proprio un dato di fatto, eh. Non lo so dove parcheggia il resto, poi come si entra al centro, non è. Boh. Dipende dove vanno, no? E se vai al centro. Ah sì! Non puoi parcheggiare. Mi sentite? Mi sentite? Sì, però salta il collegamento. Prova, però. Dicevamo. Niente. Vittorio, tra un po'. Mm-hmm. Vedi, salta l'audio. Vabbè. Comunque è partita la fase 2. Esattamente. Buongiorno a voi. Io sono qui davanti alla stazione di Lamezia Terme, che è il più importante snodo ferroviario che c'è in Calabria, nodo centrale. Ecco, nodo centrali. Dove vogliono andare a parà? Appara para para la 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 appara para para. Sì. Stava resi al tema, mamma. Cosa sta succedendo? Sì, infatti qui c'è una grande confusione, possiamo soltanto definirla così, perché praticamente si incrociano il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'ordinanza invece della Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli. Meno 10, le 11. Ha un po' decretato un liberi tutti, determinando di aprire bar, ristoranti, ovviamente fissando anche quella del governo, ma comunque una ordinanza in netto contrasto. Come? Il ministro Boccia ha già detto che questa ordinanza. Vabbè, che devo andare solo in banca, i guanti UCZ, no? In realtà quelle che sono le previsioni, questo in Calabria si trasforma in una grande incertezza, sia per chi dovesse voler riaprire, sia per chi invece. Poi la tessera, vabbè. I numeri. E sono in tanti. Poi tra il DPCM del ministro e l'ordinanza della regione si innestano anche le ordinanze dei vari sindaci dei comuni, alcuni dei quali hanno abbracciato l'ordinanza della regione, molti altri invece uno solo quello che c'è scritto nel DPCM è solo umano, la ordinanza della regione Calabria. Per questo capite bene che crea più di una difficoltà e non lo so, disparità di trattamento sul stesso poi quando si toglie vabbè non so se che usano dei problemi la fase 2 in questa regione. Ah, dunque siamo pronti, ok. Qualcuno si è rifiutato di scendere dal bus, per questo mamma mia situazione drammatica. Secondo me altre soluzioni. Vedi. E dove si trovano queste soluzioni? Ad esempio.
questa è una parte. Se stai lì già, poi non c'è più posto, ti chiedono di scendere. Sì. Ma controlla, no? Che fai? Tutto il traffico. Sarà un casino, eh? Non ce la fanno. Grandi o piccoli. Che fanno? Se si deve, non ce la fanno. Vabbè. Pare che si deve seguire. Lo so. Però si blocca tutto. Almeno parte, no? Che non parte più. Ah, certo. Vedi? L'ha detto. Scoppia il caos nel momento dell'emergenza. Il problema che è assolutamente fondamentale, perché ieri i giornali riportavano che, per esempio, sia a Milano che a Roma sono saliti sui mezzi pubblici dei passeggeri, sono saliti a dove non dovevano salire, sprovvisti di mascherina e così via. Allora, da una parte c'è il problema dell'assembramento, ecco, di chi poveretto va a lavorare e che fatica a scendere qualora venga esortato dall'autista, ma c'è anche il problema di chi chissà perché non vuole rispettare le regole. Vedi, allora, c'è chi non rispetta proprio. È assolutamente delicato che si porrà poi nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, no? Chi non ha i conducenti, sì. Appena abbiamo riaperto, diciamo, e già stanno facendo i lavori sulla strada, un casino, guardate che casino, no, porta la ragazzina, bau, tornerà appena finisce la spesa, dai! 100% del fondo centrale di garanzia alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi. Non metterlo mai. No. Ma proprio volevano nascondere l'esistenza, quindi loro non pensavano che si sarebbe diffuso né in Cina né nel mondo. Rocchetta, acqua della salute. Questa è una. E belli fuori. E invece si è diffusa. Adesso stanno, che hanno risposto a Stati Uniti. Dimostrateci quello che dite, hanno risposto a Trump. Ecco, che mica potevano aspettare, no? Tutti impegnati a sfasciare la strada. I lavori di... Vabbè, si è scritto qui. Ah, la nostra macchina è ancora qui, ma fino a... Perché noi contiamo domani mattina a riprendere la macchina. Con tutta calma, visto che poi si sta tornando tutta la normalità. Ecco qui il caos. Pipiri. Mamma mia. Ecco. La nostra macchina in attesa.
4 maggio, lo stiamo guardando. Oggi, lunedì 4 maggio 2020, si sta rientrando lentamente, tornando lentamente, diciamolo, alla normalità. Però siamo ancora in emergenza e quindi non si sa ancora esattamente come andrà la curva, la famosa curva dei contagi. Siamo qui. Una splendida giornata e non ci sono previsioni per, diciamo, per la prossima estate, nulla di particolare. Domani probabilmente si ricomincerà, vediamo, perché oggi sì, volevamo uscire, siamo andati in banca, come sempre, e la fila era troppo lunga da Conad, quindi da Deco, le solite piccole cose. Domani vediamo, vorrebbe andare da Ipercarni, da Romanina, dipende dalla fila, diciamo che saremmo pronti, però cibo trasporto, vedremo, mangiare a casa o mangiare fuori, però al ristorante non si può. La situazione è decisamente confusa. Noi vorremmo dire che queste battute umoristiche, Pippo Virus, ma che Pippo Virus? Scientificamente SARS-CoV-2, Covid-19, la malattia provocata da SARS-CoV-2, e ancora notizie una contro l'altra, cioè nel senso che molta confusione, la speranza che sparisca, il timore per l'ipotesi che in autunno torni la seconda ondata, cosa abbastanza avevamo già detto noi stessi, probabile, diciamo possibile, perché la parola probabile non ci piace. Sarebbe bello, ma non ci illudiamo, non facciamoci illusioni. La situazione è bruttina, ma speriamo ci dia il tempo di respirare questa estate. Noi non contiamo andare al mare perché la situazione è troppo complessa. Che cosa può un virus, probabilmente sfuggito da un laboratorio cinese, in tutto il mondo? Lo vediamo chiaramente. E noi volevamo al tempo stesso osservare a tutti coloro che parlano di cambiamenti climatici e lanciano la solita bufala, perché è una bufala. Negli anni 70 ci diceva 10 anni e il clima cambia perché si sta scaldando, perché si sta raffreddando. Ecco, adesso si dice 8 anni, prima era 10, adesso sono 8 anni. Fra 8 anni cambia il clima, non cambia niente, non succederà niente fra 8 anni. Dico, è possibile la gente segue? E noi siamo qui davanti a una pandemia che sta cambiando completamente tutto, sta distruggendo la nostra vita. E diamo retta a quelli che raccontano le favole con il clima. Non è vero, non cambia niente, non cambia niente, non cambia niente. È vero che abbiamo bisogno di una politica pulita, di non inquinare, eccetera, ma questo è un altro discorso. Abbiamo bisogno anche di togliere il 5G, perché l'inquinamento elettromagnetico è una realtà. Mentre il riscaldamento globale è una bufala, è una fake news, è falso. Stiamo distruggendo il pianeta e dando retta alle favole, per favore. Questa è la pura verità. Guardate come, dove siamo finiti. In quarantena, un intero pianeta in quarantena, l'economia mondiale in crisi. E perché? Perché abbiamo seguito niente. Perché non si guarda la realtà, si inventa la realtà. Eccoci qui. La vita sta riprendendo molto lentamente. Questa macchina è ancora qui. Non vediamo niente, vabbè.
intanto ricominciano a rompere la strada, perché devono sostituire i tubi, vabbè, queste cose qui, i soliti lavori. Vediamo qui, De Costa chiudendo, se non ha chiuso, arriva Karen con Karen, arriva Karen con Lodi, sì, quello è strano. La nostra macchina pronta domani. È strano, ma arriva proprio da lì. Ma comunque, va bene. Eccola. Mamma mia, che lenta. Si vede benissimo che Karen è riconoscibile, l'odio un po' meno. Vabbè. Passa nella la strada in riparazione, domani, vabbè, domani prendiamo la macchina, eccetera. Eccola qui, la vedete tutti, la nostra Karen, che accompagna loro a fare la pipì e la pupù al parco, che si ferma. Leggendo il manifesto, ci spiegherà che cavolo stanno facendo, vabbè. Il mondo è proprio cambiato, veramente, si vede, eh? Tutti con la maschera. Pazzesco. Nuove terapie. Noi ci auguriamo di portare anche in Italia questa sperimentazione. Appena le autorità. Quindi l'anticorpo, la proteina S. Questo nostro obiettivo. Il Covid-19 in questi 3 mesi si è replicato e non sempre allo stesso modo. 30 ceppi diversi del virus che sono mutati, che si diffondono tra le diverse popolazioni di tutto il mondo e che possono dare effetti diversi. Hai visto? È cominciata la fase 2. Guarda che disastro. Intanto qui ne hanno approfittato, non dico noi che abbiamo la macchina pronta, e non si capisce che cos'è sta roba. Sostituzione dei tubi, ma quali tubi? Boh. Lavoro iniziato, caro. Ti ho detto, va a vedere. Che meravigliosa giornata. 4, lunedì 4 maggio 2020, siamo in piena pandemia. Ecco, siamo in contatto, qui siamo in diretta con Social TV, nostro carissimo di Social TV. Il tampone rileva solo una infezione generica, non il virus, basta disinformazione. Boh. Siamo in contatto con Social TV, in diretta. Chiamo che ci dice. Ha caricato. Sul fronte della ricerca oggi c'è stata una raccolta fondi a livello mondiale. Era arrivata una, come si chiama? Una notifica. Conte Burioni nasce. Intanto il governo si prepara a stoppare nuove fughe in avanti delle regioni. Dopo la Calabria, nel mirino. Ecco qui. Si ripulisce l'automobile.
Lodi, tu non puoi accendere il motore? Eh? No. Non puoi accendere il motore, no? Mettendo in folle, se no... Perché sempre in prima, va bene. Ha detto mi attendo un autunno caldo, lui non ha usato queste parole, ha detto un malcontento alla ripresa a settembre. Beh, ci aspetta una crisi molto grave, nel senso che finora sono state da parte del governo